paradiso. San Pietro, tre anime davanti a lui. Avanti il primo, si avvicina il primo, San Pietro lo guarda. No, ma tu sei un assassino. Tu sei un assassino, ma che stai a fare? Tu sei, no, San Pietro, guardi, mi lasci spiegare, io sono qui per... No, sei un assassino, sei morto di infarto, ma sei un assassino. Vai subito, ma chi ti ha fatto passare? No, guardi, San Pietro, è stata legittima difesa, mi lasci spiegare, perché veramente io è stato... No, stai buono, io non capisco chi ti ha fatto arrivare fino a un paradiso, a te, tu devi andare in inferno. No, San Pietro, guardi, mi lasci spiegare, è stata legittima difesa. Ma guardi, sono pure altre due persone in fila, per cortesia, non mi faccia perdere tempo. Per cortesia, ma ascolti, San Pietro, vabbè, avanti, parli, che è successo? Allora, San Pietro, come tutte le mattine, io mi sono recato al lavoro. A un certo punto si avvicina il mio migliore amico e mi fa: ma ti sei accorto che appena sei uscito da casa è salito un uomo? A quel punto, San Pietro, io non ci ho visto più. Sono tornato a casa mia, ho salito le scale, ho spalancato la porta, ho visto mia moglie nuda, allora lì ho capito che c'era qualcuno. Allora ho cercato sotto il letto, ma niente, ho aperto l'armadio, niente, sono andato in camera da pranzo, niente. A un certo punto mi giro distrattamente verso la finestra e lì, San Pietro, vedo due mani attaccate ad avanzare. E lì non ci ho visto più, hai capito? Tu sei nascosto. Ho preso un martello e ho cominciato a martellare le mani. E martellavo, e più urlavo, e più martellavo, fino a che ha mollato la presa. È precipitato di sotto, ma non è morto subito, no? Perché è caduto su un letto di erba lì. Allora, con tutta la forza che mi era rimasta, quella della disperazione, sono andato in cucina, ho preso il frigorifero, gliel'ho tirato addosso e lì è morto, hai capito? L'ho ammazzato perché... Beh, si calmi, adesso un attimo, si scansi. Avanti il secondo. Io? Sì, tu, vieni. Ah. Che è successo a te? Io, San Pietro, ero in vita, facevo l'antennista. E quel giorno stavo sull'ultimo piano di un palazzo a mettere l'antenna centralizzata. A un certo punto ho messo un piede in fallo e sono precipitato di sotto, ma mi sono attaccato al primo davanzale che ho trovato disponibile. A un certo punto non ho fatto in tempo a strillare, che mi sono sentito martellare le mani. E più strillavo, più mi martellavano le mani. A un certo punto ho mollato la presa. Sono precipitato di sotto, ma non sono morto su, perché sono caduto sul letto d'erba. Non ho fatto in tempo a dire che cuore mi è arrivato addosso un frigorifero. E sono morto. Però non ho che... Va bene. Si calmi, si accomodi. Avanti lei, che è l'ultimo. Mi? Sì, lei, venga. Che è successo? A me non so. Io stavo passeggiando sotto casa di una persona, una tosa, una donna mi chiama per salire a casa sua, si spoglia, mi dice di spogliarmi, sono andato da lei, abbiamo cominciato a fare l'amore. A un certo punto mi ha detto: vatti a nascondere che sta arrivando mio marito. Sono andato in cucina, mi sono chiuso dentro il frigorifero e mi sono ritrovato qua.